sono stati volontari e i rappresentanti del Sistema Provinciale Integrato di Protezione Civile i protagonisti della giornata del volontariato che si è svolta sabato 16 febbraio. I volontari hanno partecipato prima alla Santa Messa officiata da Monsignor Riccardo Fontana assieme a Don Gilberto Spurio, il parroco di Visso, la cittadina marchigiana colpita dal sisma del 2016, dove la Consulta porta avanti il progetto del 14° Ponte della Solidarietà con tutto il mondo del volontariato coordinato dai comuni della provincia di Arezzo che continua ad operare in aiuto delle popolazioni che ancora soffrono per le conseguenze del terremoto. Dopo la benedizione degli uomini e dei mezzi di soccorso schierati sul sagrato della cattedrale, la manifestazione è proseguita nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. Oggi abbiamo parlato purtroppo dei 10 anni del terremoto dell'Aquila, dei comuni con le quali il nostro territorio, per i quali ha dato tanto fisicamente andando là, creando opportunità di ripresa e con i quali siamo ancora in collegamento proprio perché l'emergenza in alcuni casi è passata, ma tanto c'è ancora da fare. Ma i nostri volontari sono fondamentali non solo in questi casi particolarmente tragici, ma veramente per la sicurezza dei nostri cittadini durante appunto anche negli eventi atmosferici per fortuna meno gravi. Avere una realtà del volontariato così strutturata, così numerosa per le istituzioni è veramente un'opportunità grande. Cria tra il mondo delle istituzioni e quella del volontariato, delle varie associazioni, debba ancora di più crescere, quindi è importante che le nuove generazioni possano avvicinarsi, e questo sarà compito nostro delle istituzioni, a un mondo che è veramente fatto di persone che tengono il proprio territorio, che danno il proprio tempo, la propria disponibilità, compassione, determinazione, senso di sacrificio, contributi veramente indispensabili oggi più che mai per aiutare, come ho detto, le istituzioni stesse a mantenere la massima sicurezza e a fare prevenzione sui territori.